Ciao a tutti, diavoletti! Riusciti a lasciare un mi piace in 6 secondi? Ok, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Cosa? Ci siete riusciti? Avete lasciato un mi piace? Sono... Okay. Scusami, ma tu chi sei? Dillo a tutti. Sono Francesca, la fan di Anto e Vinci. Eh sì! Francesca è la nostra fan e adesso è a casa nostra! Sì! Sì. E vai, ci è venuta a trovare? Ok. Oggi Francesca sembra avere un segreto. Francesca ha un segreto? Cosa ci nasconde? Guarda lì. Cosa nascondi qui sotto? Niente. Sì, sto cercando di chiederglielo da 3 ore, ma non me lo dice. Diavoletti, cosa nasconde la nostra fan? Ehi Francesca, fammi vedere. Cosa? Cosa nascondi lì sotto? Niente. Niente? Ma perché continui a nasconderci il tuo braccio? Cosa c'è lì? Diavoletti, cosa c'è? Cosa c'è lì sotto? Dobbiamo scoprirlo. Ok Vinci, adesso tu distrai la nostra fan e io toglierò quella fascia. Ok, questo è un piano. La, la, la. Allora Francesca, sai che i tuoi occhiali sono proprio bellissimi? Grazie. E poi sono veramente di una bella... Fai? Niente, volevo vedere cosa nascondevi lì sotto. Mentre io ti distraevo. Forse non dovevo. Ok, Vinci, nascondi. Vinci, io ho un piano, vieni con me. Ok, ok. Guarda, questo è un marshmallow gigante. Oh sì, la nostra fan non potrà rinunciare a questo marshmallow gigante. Quindi ci mostrerà cosa nasconde sul braccio. Eh sì, Francesca, ci mostri quello che nascondi qui sotto? Per questo marshmallow super mega gigante? Super... No, non basta. Cosa? Non vuoi questo marshmallow super gigante? No. Guarda, è super gigante ed è super morbido. Dai, cosa nascondi qui sotto? Possiamo toccare almeno? Va bene. Diavoletti, cosa nasconde qui sotto? Non capisco. Cosa? Ti fa male? Sì. Cosa hai fatto? Diavoletti, cosa ha fatto la nostra fan? Sul braccio. Ok, questo fa male? Ok, Vinci, ha rifiutato il marshmallow. Ha rifiutato il marshmallow. Secondo me la nostra fan sta nascondendo qualcosa di molto raro. Vinci, non riesco a capire cosa, ma... Vinci, ma io secondo qui... Secondo me è qualcosa di molto raro che nessuno mai ha visto prima d'ora. Vinci, io qui ho qualcosa di super raro. Oh, ok. Sì, guarda cosa ho qui. Questo non lo rifiuterà mai, non lo rifiuterà. Buono. Ok, Francesca! Sì, questo non lo puoi proprio rifiutare perché è super buono. Ok. No. Dammelo. Soltanto se mi fai vedere quello che nasconde qui sotto. Proprio qui, sotto questa sciarpa arancione. Dai. C'è qualcosa, non è così? Dai, lo vuoi? No. Fammi vedere quello che nascondi qui sotto. Leva quella sciarpa. Ok, allora non lo vuoi? Sì. Ma fammi vedere quello che nascondi. Ma non posso. Perché non puoi? Dai. Perché è qualcosa di molto raro? Sì. Nessuno mai l'ha visto prima d'ora? Nessuno. Cosa decidi? Non posso... Non posso farvelo vedere, mi dispiace. Cosa ha rifiutato? Ricetta lecca fatto di cioccolato con... Un pulcino? Ok, me lo mangio io. No, ok. Lo volevo io. Ok, Anto, ma non sei divertente. Non possiamo restare qui a perdere tempo. Dobbiamo scoprire cosa nasconde la nostra fan lì sotto. E tu, Hop, hai qualche idea? Secondo te cosa nasconde la nostra fan sotto quella sciarpa arancione? Vinci, ho un'idea. Ho un'idea. Di la tua idea. Allora, Francesca, puoi disegnare un indizio su questo foglio? Sì, mi piace almeno i colori. I colori. Adesso la nostra fan disegnerà un indizio su questo foglio. Dai, disegna. Così tutti quanti capiremo cosa nascondi proprio lì sotto. Sì. Diavoletti, la nostra fan sta disegnando un indizio. Cosa nascondi qui sotto? Dai, posso togliere? No. Oh, perché non ci fa vedere? Cosa, ma adesso sta disegnando un indizio, quindi potremo riuscire a scoprire cosa nasconde sul braccio. Diavoletti, rosa. Cosa nasconde? Qualcosa di rosa? Ok, Diavoletti, ma non è che... Ha fatto il tatuaggio di... Bambalena? Eh sì, perché Bambalena ha il fiocco rosa, quindi... Può essere che ha fatto il tatuaggio di Bambalena? No, non è Bambalena perché c'è anche del viola. Oh, qui c'è anche del viola, qui c'è anche del viola. Viola, Diavoletti? Rosa... Cosa sta disegnando la nostra fan? Cosa sta disegnando la nostra fan? Giallo? Aspettate...
Perché sta disegnando questi colori? Vinci? Perché sta disegnando questi colori? Cosa? Diavoletti? Rosa, viola, giallo, questo è l'indizio? Non è per Vinci. Niente d'aiuto. Vinci, aspetta. Ma un mostro di carte no ben ben? È proprio Opila Bird? Cosa contiene tutti e tre i colori disegnati dalla nostra fan? Sì, guarda, rosa, viola e giallo. Quindi, forse hai fatto il tatuaggio di Opila Bird. Il tatuaggio di chi? Di Opila Bird? E ti fa anche male? Oh no! Devi levare questa sciarpa. Dai, togli questa sciarpa, vogliamo vederlo tutti. Ok, sì, ho fatto il tatuaggio di Opila Bird. L'ho messo. Diavoletti, ho fatto il tatuaggio di Opila Bird. Oh, oh, cosa? Sono molto felice. Sono molto felice, Opila! Vinci, adesso anche Opila Bird vuole vedere il tatuaggio della nostra fan. Cosa? La nostra fan ha fatto il tatuaggio di Opila Bird? Qualcosa che nessuno mai ha visto prima d'ora. Una cosa veramente molto rara. L'ho fatto così mi ricorda per sempre YouTube. E ho anche dei ricordi di infanzia. Opila mi ricorda tutti i video che ho visto su YouTube bellissimi. Opila, perché mi fissi? Vuoi vedere il tatuaggio? Sì, tutti vogliamo vedere il tuo tatuaggio. Quello nascosto sotto quella sciarpa. Ok, Francesca, alzati. Siamo tutti pronti, siamo tutti pronti. Sì. Dai, Vinci, dai, dai. Vediamo tutti il tatuaggio della nostra fan. No, ma sarà super raro. Non ho mai visto un tatuaggio di Opila Bird. E voi, diavoletti? Vinci, guarda! Vedo... C'è un indizio. Sì, ho visto qualcosa. Diavoletti, ho ansia, ho ansia. Oh no, noi vogliamo vederlo intero, dai. Dai, ci vediamo. Tatuaggio, tatuaggio, dai. Sta togliendo la sciarpa. Sta togliendo la sciarpa. Oh, cosa? L'ha fatto veramente? Io pensavo fosse uno scherzo. Vinci? Ecco. È vero. Hai fatto il tatuaggio di Opila Bird? Eh sì. Ok, ma perché se lo tocchi ti fa male? Beh, mi fa molto male. Ti fa molto male? Molto male. È perché è la prima volta che hai fatto un tatuaggio? Sì, sì, primissima volta. Forse... Vinci, perché sta uscendo il sangue? Cosa? Hai il braccio tutto gonfio, guardate, lì c'è del rosso. Diavoletti, guardate, la nostra fan ha il braccio tutto gonfio. Ok, abbiamo bisogno di qualche crema? Ti fa ancora molto male? Oh, sì. Vinci, guarda. Si sta gonfiando tutto il braccio. Oh no. Perché hai fatto il tatuaggio di Opila? Perché mi piaceva veramente tanto. Ok, diavoletti, ma il primo tatuaggio della nostra fan è proprio questo. E adesso? Mi sento di svenire. Cosa? Ti senti di svenire? Cosa? Francesca? Diavoletti? Cosa? La nostra fan sta per svenire. Vinci? A causa del tatuaggio di Opila Bird. Il tatuaggio, il tatuaggio! Stanno uscendo delle bolle. Oh no, diavoletti, stanno uscendo delle bolle vicino il tatuaggio, guardate. Oh no, la situazione è davvero molto critica. Eh sì, si sta gonfiando tutto il braccio, si sta gonfiando tutto il braccio. Forse hai dimenticato di mettere qualche crema. Forse dovevi mettere qualche crema? Sì. Hai dimenticato di mettere la crema? Sì. Diavoletti, la nostra fan ha dimenticato di mettere la crema sul tatuaggio. E adesso guardate cosa è successo. Si sta gonfiando tutto il braccio. Perché hai dimenticato di mettere la crema? Non era nei miei pensieri. Cosa? Ma quando si fa qualcosa si deve sempre pensare. Esatto, dovevi consultare il tatuatore invece no adesso. Guardate. Sta continuando a gonfiarsi il braccio. Sta continuando a gonfiarsi. Adesso ti fa ancora male? Tantissimo. Dai, Francesca. Oh no, perché la nostra fan ha fatto questo tatuaggio? E perché non hai seguito le indicazioni del tatuatore? Eh sì, Vinci, dai, prendi la crema che mettiamo la crema sul tatuaggio di Francesca. Un attimo, devo andare un attimo in bagno. Cosa? Devi andare in bagno? Stai bene, Francesca. Attenzione. Sì. Ok. Subito. Francesca? Non si regge in piedi. Ok. Francesca, dove vai? Oh no. Sta andando in bagno? Vinci, la nostra fan fa davvero male il tatuaggio. Dobbiamo andare in bagno a vedere cosa succede, perché Francesca non si sente bene. E potrebbe persino svenire. Francesca? Francesca, possiamo entrare? Perché non risponde la nostra fan? Non risponde? Ok, non aspetterò qui un secondo in più. Francesca? Oh no!
Diavoletti, dobbiamo chiamare il pronto soccorso! Tutta colpa del tatuaggio, tutta colpa del tatuaggio! Oh no! Francesca, ci senti? Oh no, diavoletti, perché è svenuta? Cosa, perché il tatuaggio? Francesca non ha messo la crema, ecco perché è svenuta. Esatto, non ha seguito le indicazioni del tatuatore. Francesca! Il tatuaggio si è gonfiato. Tanto, Vinci, non mi sento molto bene. Cosa? Oh no, Vinci, dobbiamo chiamare subito il pronto soccorso. Prendo un telefono. Ok, chiamiamo subito il pronto soccorso. Abbiamo chiamato, abbiamo chiamato. Stanno già arrivando, senti. Stanno già arrivando? Diavoletti, li sentite? Il pronto soccorso sta arrivando. Ok, Francesca, ci sono. Sentite. Ok, stanno arrivando, stanno arrivando. Ok, diavoletti, il pronto soccorso sta arrivando. Come ti senti, Francesca? Perché non mi rispondi? Mi sento molto male. Oh, Vinci. I dottori! Sono qui. Stanno bussando, li sentite? Ok, apriamo subito la porta. I dottori sono qui fuori. Dottori, entrate. Entrate pure.